Ciao a tutti, rieccomi qua. Allora, preparo questo video per il nostro nuovo utente Viper che ha chiesto se potevamo aiutarlo a realizzare questo rilievo. E niente, io partirei subito a farti vedere Viper come devi procedere, insomma. Il rilievo è semplice, non è niente di che, ecco, l'unica cosa che mi sembra, se non mi ricordo male, che di taglio, guardandolo di taglio, dietro sia un po' curvato, ma questo potresti anche evitarlo, perché sennò dovresti fare due fresature, una davanti e una di dietro, ma anche quello non è complicato. Per adesso ti faccio vedere come fare un rilievo piatto, diciamo, a una passata, senza che ti complichi troppo la vita, perché intanto almeno comincia a lavorare sti rilievi, insomma, ecco. Allora, guarda, intanto devi capire subito una cosa. Guardando il rilievo capisci che è speculare, cioè nel senso che se tu lo dividi a metà, questa parte è uguale a questa e questa a quest'altra. Quindi l'unico modo intelligente per affrontare una situazione del genere è vettorializzarne metà. Adesso ti faccio vedere. Dunque, partiamo con i vettori che stanno qua. Crea polilinea. Poi da qui puoi fare polilinee morbide cliccando qui, oppure deselezionando cioè non morbide, praticamente ecco, questa è una polilinea non morbida. Se io clicco questo, allora riandiamo qua. Se io clicco questo e faccio la stessa cosa, cliccando 3 volte chiaramente, perché con due non me lo fa, vedi, mi ammorbidisce la polilinea. Allora, in certi casi è buono, in certi no. Quindi, allora, torniamo indietro e cominciamo con l'arco, questo. Ci mettiamo, andiamo al tanto guarda, scusa, partiamo bene, se no facciamoci intanto una bella linea. Oggi mi sto impiccando, com'è? Una bella linea centrale, vediamo se la mettiamo al centro, se ce va su per giù. No, aspetta, sì, ci stiamo, stiamo abbastanza centrati, magari un po' più a destra, ecco, diciamo che ci stiamo così, va? Ok, anzi, la centriamo proprio, così almeno ci troviamo bene anche su altre cose, anche con la specchiatura. Ecco qua, adesso abbiamo questa partenza, cominciamo da qua, prendiamo il cerchio. Partiamo proprio dalla metà, qui, così, e cominciamo a vettorializzare. Allora, ok, clicchi, primo clic, secondo clic, e poi crei l'arco. Quando sei pronto, che trovi diciamo, la misura giusta, clicchi ancora e te lo mette su a video. Allora, andiamo avanti. Sempre con l'arco, ci mettiamo qua giù, vedi, non so se riesci a vedere, vedi, lo sistemi e clicchi. Sistemi e clicchi. Qui non ci possiamo arrivare perché è troppo ancora, la vista non ce fa più purtroppo. Ok, così.
E così, questo è un modo per fare la vettorializzazione del tuo pezzo, però questo sistema, diciamo, con il tuo disegno, diciamo che non è tanto 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 preciso, viene perché adesso tu, diciamo, te potresti anche accontentare, diciamo, no, perché non è neanche tanto definito l'originale. Però se volessi fare una cosa ancora più a Roma di Mogagliarda, potresti usare l'ellisse, questo. Parti con l'ellisse così. Te lo sistemi alla meglio, poi vai su modifica nodi, ti piazzi, anzi guarda, ti dico di più, non serve neanche aggiungere nodi perché tu basta che prendi la maniglia, alzi questa parte, anzi allarghiamo di qua così, poi riabbassiamo questa, insomma tocca trovare la regolazione giusta, questa abbassiamo ancora. Ok, un nodo tocca aggiungerlo. Allora, ti piazzi qua, vedi che cambia il cursore? Che viene una specie di spunta, una S messa in orizzontale. Basta che clicchi sul destro e fai inserisci nodo. Ok? Quindi da qui poi se vai a sistemare, diciamo, seleziona tutto, anche le due maniglie, e te vai a sistemare questa, guarda, la selezioni e vai un po' indietro qua sotto, ci mettiamo centrati, chiudiamo questa, tiriamo in su questa. Ecco qua, diciamo che abbiamo fatto la tua parte, e tanto questa non ci interessa perché noi adesso andiamo a tagliare questo col tasto destro, bisogna deselezionare e ricliccare senza che sono selezionati i nodi, ti metti sul nodo, tasto destro taglia vettore, poi tasto destro qua sotto taglia vettore e questa la elimini, cancel, ok? E ti ritrovi la tua bella parte fatta. Questo qui che abbiamo fatto prima, aspetta, quell'altro lo cancelliamo, aspetta, che non riesco più a individuarlo. Allora, lo devo cancellare prima, vabbè. Questo frammentato, questo è quello buono perché è tutto sano. Quest'altro, non fa caso se magari vedi che non è tanto preciso, cioè il non preciso è questo rilievo perché è stato fatto a mano, ma questo stai tranquillo che l'ellisse è preciso, quindi tu adesso hai una metà. Semplicemente adesso per specchiarlo vai su assistente, specchia vettori e te lo fai verso destra, così. Vedi? E questo è quello che ti dicevo, vedi? Non è preciso questo tuo, perché se tu ci fai caso, qui è molto più largo di questa parte, quindi possiamo anche dedurre che è la foto. Infatti, se tu devi fare una foto, io adesso te lo sto facendo per farti capire come dovresti affrontare questo rilievo. Però se tu fai la foto la dovresti fare bella frontale precisa, in modo che il rilievo viene bene. Comunque noi lo dobbiamo, se lo vuoi preciso lo devi lasciare così. Così diciamo la parte sinistra è identica alla parte destra. Andiamo avanti, adesso possiamo fare le altre.
gli altri vettori. Questo lo chiudiamo, questo lo apriamo e cominciamo a fare un attimino che prendo la tavoletta e col mouse e vai avanti, nodo per nodo ti fai tutto il disegno di contorno. Serve essere tanto precisi perché dopo tanto te lo vai a regolare con modifica dei nodi, eh? E arriviamo qua, ok? Ci togliamo dai vettori e facciamo la specchiatura. Allora, in questo caso, cioè tenendo selezionato quello che hai fatto, selezioni anche la riga, questa qua. Allora, con Shift clicchi, ok? Prima questo e poi la riga. Adesso riandiamo su specchia vettori che l'abbiamo lasciato qua e fai attorno ad una linea, quindi lo specchia esattamente parallelo alla riga centrale. Eccolo qua, vedi, l'ha attaccato proprio alla partenza delle liste che abbiamo fatto prima, ok? E abbiamo fatto, diciamo, la prima parte. Adesso dobbiamo vedere un attimino, aspetta, chiaramente dobbiamo rifare il mezzo cerchio da sta parte perché dobbiamo chiuderlo questa parte qui, quindi torniamo indietro e facciamo così, così lo specchiamo completo, eh. Allora, come facciamo a fare sta cosa? Ci andiamo a fare in progetti, chiudiamo questo un attimo, vettori, adesso saldiamo questo qua, che bisogna sempre saldarli con questo tasto, unisci i vettori con nodi coincidenti, esce fuori questa finestra, facciamo salda, adesso è diventato tutt'uno, ok? Qui deve diventare verde, se ci fai caso è rosso perché si vede che i vettori non arrivano precisi, allora rivai qui e clicchi su questo chiudi i vettori, ecco qua, ok? Adesso è perfetto, è chiuso. I vettori devono essere sempre chiusi. Adesso prendiamo questo vettore circolare, clicchiamo col destro e facciamo muovi vettori a nuovo livello. Ok, abbiamo fatto un livello in più, eccolo qua, livello vettori. Infatti se io lo spengo si toglie, vedi, l'ellisse. Quindi adesso però prima di togliere l'ellisse dobbiamo cliccare su questo, cliccare un'altra volta col destro e fare copia, cioè ci teniamo in memoria la copia di questo vettore, perché adesso ti faccio capire perché. E chiudiamo qua questo, la visualizzazione, così, quindi sta in memoria, non ti preoccupare che non è sparito niente. Ci rimettiamo qua sul quadro, tasto destro, incolla e rincolliamo la copia che abbiamo fatto. Adesso come procediamo?
non fa tutto il lavoro un'altra volta del disco. Ci mettiamo modifica nodi, poi te ne vai vicino qua diciamo al punto di partenza, tasto destro, inserisci nodo, e abbiamo inserito il nodo qua. Adesso vai giù, giù e vai qua, no qua scusa, mo adesso però devo fare un altro tipo di lavoro, scusa un attimo perché non si congiunge qua. Allora dobbiamo prendere questo vettore, facciamo una riga provvisoria che dopo andiamo a cancellare tanto, e ci congiungiamo qui al vettore. Ok, questa serve, mo ti faccio vedere perché il motivo. Qui già il vettore ci sta, quindi ti metti qui, vai sul tasto destro e fai taglia vettore. Ok, adesso abbiamo tagliato praticamente, scusa, non ha tagliato proprio niente, che miseria, andiamo, tagliami sto vettore, no? Perché non moda? Già sarà tagliato? Ha già tagliato, ok, l'ha tagliato. Va bene, adesso insomma, qui però, qui non l'ha tagliato pure, ecco. Infatti dicevo c'era qualcosa di strano. Allora, mi rimetto. Ah no, perché l'ha tagliato qua. Fa un casino. Abbi pazienza, eh. Perché non me l'ha tagliato? Taglia vettore. Oh, adesso l'ha tagliato. Adesso questo qui, da questa parte, facciamo cance, lo cancelliamo e ci ritroviamo praticamente la curva, la stessa curva che avevamo prima. Oh, questa riga centrale, beh, lasciamola per adesso, però prendiamo quella che abbiamo fatto prima, che facciamo così, facciamo prima. Ok, eccolo qua. Adesso ci andiamo a unire qua, 1, 2, e qui è già fatto, e risaldiamo un'altra volta. Saldiamo, ok, e abbiamo saldato. Vediamo se si sono unite, ancora no, che c'è sempre questo qui rosso, quindi clicchiamo qui e si collegano. Ok, adesso possiamo specchiare e ci ritroviamo il vettore fatto dall'altra parte. Allora, 1, linea centrale, sta specchia vettori attorno ad una linea, ecco qua. Adesso abbiamo fatto, adesso è più preciso, adesso questo qui lo togliamo, cancelliamo, e ci dobbiamo cancellare anche questa linea che abbiamo fatto. Questa qui non ci serve a noi. Allora, edit dei nodi, sempre qua, tasto destro, taglia vettore, e anche sotto taglia vettore. Ok, e una l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo fare quella dall'altra parte. Taglia vettore e taglia vettore e cancelliamo. Ok, e adesso abbiamo tutto il contorno, diciamo, del rilievo, però dobbiamo unire questi due come al solito, assistente salda. Ok, vediamo un po', sempre il solito puntino, e lo chiudiamo da qua. Vediamo. Adesso abbiamo la parte esterna. Ora, se tu rivai un'altra volta dentro progetto in vettori e riattivi la lampadina, vedrai che tac, hai sempre il tuo bel ovale. Adesso cominciamo a fare rilievo. Dunque, come procediamo?
facciamo così, dunque, doppio clic e cominciamo a fare l'ovale. Allora, qui puliamo perché non ci serve questa cosa. Lo facciamo completamente. E diamogli una leggera bombatura, limitiamo l'altezza a 1, andiamo su al massimo e aggiungiamo, vediamo come esce. Ok, se lo vuoi leggermente stondato sui bordi, se lo vuoi ancora meno, diminuisci qui e metti 0,5, giusto per dargli, ecco, una forma un po' non tagliente, ecco. Ok, e abbiamo fatto l'ovale. Adesso, per fare quest'altro pezzo, questo qui dobbiamo studiarcelo un attimo. Allora, intanto ci possiamo fare il contorno, ma poi diciamo, le foglie interne con le ghiande, tutte queste cose qua, le dobbiamo fare separatamente, una per una. Però intanto l'esterno lo facciamo. Dunque, io a quanto sembra vedo che sta più in alto o più in basso. Non mi sembra che, vabbè, lo facciamo leggermente oltre all'ovale. Quindi l'ovale l'abbiamo fatto a 0,500, quindi questo qua, diamogli un po' di spessore. Aspetta, allora oltre che così gli diamo, dunque, proviamo a dargli 5, vediamo dove va a finire. Aggiungi troppo. Poi dopo lo ridimensioni come ti pare la grandezza di questo qua. Quindi adesso ritorniamo qua e gli diamo l'altezza 0,5 e invece di 2,5 proviamo a dargli 3, vediamo, anche di meno forse. Aspetta, facciamo 2,8. Per farlo leggermente più in alto, io gli darei anche, tanto questo va tutto su, finisce superiore, vediamo, non so se può bastare, io gli darei un altro pochetto, vediamo un altro po', arriviamo a 3, unisce superiore, un po' più di spessore. Poi insomma lo decidi te questo come farlo. Se vuoi puoi anche abbellirlo ulteriormente, perché questo qui, vabbè, diciamo che è un po' piatto questo pezzo centrale, potresti fare un bordo perché qui sta solo qui, vabbè, facciamolo uguale, dai. Allora, chiudiamo qua e vediamo. Allora, intanto per fare queste diciamo, questi intagli potresti fare direttamente con questo. Ci vuole un po' di mano ferma, non so se c'è la tavoletta, sì. Vediamo dove arriviamo. Però prima di fare questo qua ci facciamo le foglie. Allora, cominciamo. Poi tutto questo lavoro ci stanno anche altri modi per farlo, cioè per esempio le foglie per farle bene si poteva fare con le due linee guida, però siccome che lo vedo abbastanza rustico, insomma facciamo così.
oggi sto come il tempo io proprio. Devo fermare qua. Fammi tagliare questo pezzetto, cancello, ok, e riprendo da qua. Scusa, era un coglionimento, l'età avanza. Proprio a mo' di disegno, così. Qui dobbiamo distaccarlo perché sennò non ce lo fa. Vediamo un po'. Sistemiamo sta parte. L'importante è che sta un po' distaccato. Cioè, i vettori non devono mai stare attaccati, se no non te fa l'avvio, eh? Ok, adesso andiamo sempre a saldare le due parti, due, e saldiamo. Ok, stavolta non saldate, eh? Siamo stati un po' più precisi. Adesso andiamo a dare doppio clic per aprire il modifico della forma e cominciamo a fare una cosa un po' più abbombata. Vediamo un attimo, aspetta, fammi riguardare il disegno, direi proprio abbombata. Vediamo, proviamo così, aggiungi troppo. Adesso è tutta questione di questo, ecco. Ok, la lisciatina. Cultura dello sistema un po', insomma, è da quella linea. Possiamo anche fare un'altra cosa, vediamo un po' di spessore piatto. E che ne so, proviamo a dargli un millimetro, forse è troppo, 0,3, ok, gli diamo un po' di spessore proprio fuori da tutto, poi prendi questa, la goccetta, resistenza, se no fa un casino. Torniamo indietro. Ok, così vedi sulla linea proprio passi. Così, e tagliisci bene tutta la linea di contorno. Ripeto, potevo anche usare due linee guida, però preferisco far così perché almeno cominci a abituarti a usare i comandi di scultura, che
che questi sono importanti per fare questi lavori, insomma, ti devi abituare per fare delle cose un po' manualmente. Ok, dai, diciamo che può andare. Adesso prendiamo sempre un altro comando di scultura che è incisione. Troviamo la misura. Cliccando qua puoi avere il disegno della foto da questa parte, giusto per dare un'occhiata, vedi? Quindi vedi, ha delle incisioni, ma puoi anche benissimo decidere te, insomma. Mi sa che la risoluzione bisogna aumentarla, vediamo, eh? Allora, giusta risoluzione, 360, infatti, dicevo io, facciamo 2000, ok, perché viene squadrettato, se no, vedi? Ricordate sempre, dai, una discreta soluzione, risoluzione, vedi, infatti adesso sì. Resistenza, aumentarlo, perché anche il diametro poi quando aumenti la risoluzione diminuisce, vedi? Molto meglio, no? Magari un po' più piccole. Mia manina, vediamo dettagliati, capito? Quando vai a frisarlo si vede, insomma. Così. Aumentiamo la resistenza, se no ci mettiamo una vita. Sulle punte sfumi a tirare fuori in modo che viene un po' appuntita, capito? Così. Ok. Vediamo un po'. Direi che ci possiamo accontentare, che dici tu? Questo si vede che è fatto con lo scalpello proprio, ci stanno proprio le scalpellature. Quindi a noi non ci interessa, lo facciamo come diciamo noi. Forse qua potevo fare una cosa diversa. Non mi piace, aspetta un attimo. Su
due foglie queste qua, mi riesco un attimo qua, tanto vediamo se come dico io è un po' più caruccia. Tanto la parte sopra è sufficiente, tanto vabbè te non farai lo stesso errore, quindi lo fai direttamente. Incidiamo. Come devi fare, poi dopo ci provi se non c'è, tanto io il file poi dopo passo. Lisciati in mezzo le righe così, troppo con i rilievi bisogna avere tanta tanta pazienza. È un momento di rilassamento. Poi se vuoi fare ancora un'altra figata gli dai una schiacciata, non te faccio vedere come, giusto per creare un movimento più di fogliame, così. Viene meglio anche, viene meglio questo che l'originale, vedrai. Ok? Ingrandendo la misura, gli schiacci li fai un po' concave, capito? Vedi? È più realistica la cosa.
passata, dai. Allora, adesso facciamo quest'altra parte. E qui però io farei una cosa, passerei questo vettore, lo copierei. Allora, guarda, rifacciamo la linea centrale un attimo. La centriamo sempre. Ok. E questo qua ce lo andiamo a specchiare. Allora, questa. E questa bisogna selezionare prima la foglia, poi la linea, poi specchia vettori, attornata noi, ecco qua, abbiamo fatto la specchiatura senza fare il mazzo a ridisegnarci, anche perché è un po' sfalsato, quindi sarebbe stato pure scomodo, no? Quindi doppio clic e gli diamo. Allora, altezza iniziale 0,3, qua così, vediamo un po' com'è. Va bene, andiamo avanti, lisciatina per togliere un po' dei bozzi. Vuole, poi qui come abbiamo detto gli facciamo tipo un'entrata, gli poniamo, dopo lisciamo bene, non ti preoccupare, appoggi, clicchi e porti dentro, ok? Fa caso a ste sfrastagliature, dopo le sistemiamo, con la goccia o levigatura, nome tecnico levigatura, nome mio goccia. Passiamo sulle righette, però diminuiamo il diametro. Io fai vedere te e tuoi, altro che direi di abbassare subito la situation, meno resistenza, se no è troppo. Verso il centro della parte bassa, in modo che sembra proprio vogliamo, righe.
più. Mettiamo così, sbughiamo subito. Riga centrale che converge verso il centro, così, no? A tutte. Così. E così. E poi uniamo il tutto con una riga. Così. Adesso continuiamo il nostro lavoretto. Queste che sono un po' scarne. Come dico sempre, è proprio un lavoro di scultura, vero e proprio. Virtuale, ma scultura.
si potrebbero anche sgonfiare un po' di più, eh? Vediamo un po'. Abbiamo fatto anche questa parte. Adesso qui è semplicissimo perché qui veramente gli fa solo delle righette, mettiamo un po' più, aumentiamo la resistenza che vengano belle profonde, facciamo un po' di righette. Scavi di più, certi punti lasci un po' meno. Se vuoi andisci anche qua. Botta generica così, vi do passi un po' su tutto. Dentro, da fuori a dentro, vedi dove sta la riga, gli fa proprio l'incassetto, in modo che sembra reale. Insomma, no? Scassiamo un pochettino, eccoli anche. Ok, io aumenterei ancora un po' qui, cioè gli darei un po' più spessore. Ma sì, dai, che ci vuole? Che ci vuole, mettiamo così, aggiungiamo, già un po' meglio, vediamo un po' più spessore ancora. Io direi di lasciarlo così, dai, un po' più accentuato. Va bene, se vuoi puoi fare ancora una cosa ancora migliore, ancora meglio di quella originale, così veramente gli dai uno smacco. Se tu clicchi qua sull'ovale e fai questo lavoretto, allora offset, e gli dai, vediamo, proviamo con 0.3 interno.
attore, troppo, proviamo con uno. Ok, se tu vuoi fare questa mega figata, mi lasci sbalorditi proprio. Allora, così e sottrai. Puoi fare anche in fuori, al contrario. Allora, proviamo al contrario. E gli fai tutta una bordatura separata, vedi? Più caruccio, dai. Mettiamo un altro pochetto e gli diamo uno. Troppo. 3. Ok, ecco qua. Va bene, ci sono rimaste da fare le ghiande e questo qua, questo pezzetto. Quindi ci facciamo la metà, sempre la metà di questo. Iniziamo con il mezzo cerchio, prendiamo il cerchio, ci mettiamo qua, arriviamo qua sulla punta e facciamo il cerchio. Poi la riga dritta senza, non facendole morbide, così, cerchio, mettiamo qui in mezzo, ok. Riga 1, 3. Saldiamo tutto. Specchiamo. Direzionare sempre la riga, scusa, mi dimentico sempre. Ok, adesso specchiamo attorno ad una linea e abbiamo specchiato anche questo, però dobbiamo chiaramente unirli, quindi saldiamo, vediamo, aspetta, c'è qualcosa, forse sono andato oltre un attimo. Mettete bene al centro sulla linea, andiamo qua sotto, va meglio, adesso rispecchiamo. Rosso, quindi vai qui e clicchi qua e diventa verde, vedi? Ok, adesso direi di modificare un po' sta parte perché non mi piace come è venuta. Però può essere pure caruccio così. Proviamo, vediamo che esce fuori, eh. Allora, questo sta dentro, quindi sottraiamo, questi vettori, oh. Aspetta, vabbè, no, questo è piatto, è stondato un po' qui, comunque lo stondiamo passando sempre la scultura qua, la manina, vediamo, dovrebbe venire bene, sì, va bene.
passiamo qui sui bordi. Selezioniamo tutto, ammorbidisci l'evo, vediamo un po'. Vettore, scusa, non interrogativo. Aumentiamo un po' a 5. Vediamo dopo, adesso andiamo avanti con un po' si è ammorbidito, dai. Allora, adesso dobbiamo preparare le ghiande, quindi sempre con i vettori, anche cerchi, ma non si vede niente. Questa non riesco a capirla, questa. Ah, questa è la foglia, vedi? Vabbè, sistemiamo dopo, eh? Allora, mettiamo qua. Ci mettiamo qua, che dopo ti spiego. Che facciamo la foglia, perché non si vedeva, vedi? Infatti qua c'è sta la foglia. Mettiamo così e facciamo. Anzi, torno indietro e mi metto proprio qua, così. Andare oltre, tanto non ci interessa, così facciamo un po' più cicciottello, eh? Superiore, perché se ho sorpassato sta cosa, quindi facciamo dunque quant'è la Z 3.500, altezza iniziale facciamo 3.3, facciamo 3 e vediamo che succede. 3 così, unisci superiore, quindi 3 e 2. 3 e mezzo, c'è poco da fare. Ok, adesso vediamo un attimo. Va bene,
adesso gli darei una leggerezza piatta, possiamo anche lasciarla, ok, facciamo così e abbiamo fatto il primo pezzo, adesso facciamo l'altro. Scusa, rieccomi qua, ma mi è andato in crash il video, mo dovrò fare un montaggio con il vecchio. Io sono andato avanti e manco me ne sono accorto, mi si è stoppato, vabbè. Pazienza, vabbè, andiamo avanti uguale. Adesso sono arrivato a sto punto, ho fatto le ghiande, sempre con lo stesso sistema, le ho tagliuzzate qui dalla parte superiore, l'ho lavorato un pochettino sempre con la manina per dargli una sensazione un po' più reale, ecco qua. Nel frattempo poi ho fatto zero resto, mi si è tolto questo qui, ma lo rifaccio, tanto non ci vuole niente. Allora, andiamo avanti così vedi anche le altre ghiande come ho fatto. Allora, per le ghiande possiamo fare sempre lo stesso lavoro, le specchiamo di qua, facciamo la copia speculare e ce le ritroviamo identiche dall'altra parte. Ti ripeto, ci sarebbero stati anche altri sistemi per fare questa lavorazione, però vado avanti così perché mi piace lavorare con scultura, ecco. Allora, diventa un po' più vera la cosa, capito? Qui però devo stringere un pochetto perché da là ho notato che non è che andava tanto come forma. Qua e direi così. Allora, la parte sotto della ghianda, questa, vedi che sono andato oltre, questo è il bordo, diciamo il pezzo sopra della ghianda e questo è il pezzo sotto. Diciamo non l'ho fatto uguale alla stessa linea qua e sono andato oltre perché con aggiungi unisci superiore questo qua. Questo comando unisci superiore, che succede? Che se io lo faccio qui con questa forma della ghianda, succede che mi fa una forma stondata, cioè che rientra a questo punto qua. Invece facendo sto trucchetto lo fai un po' più dentro e sale all'interno, capito? L'importante è che la fai un po' più bassa del guscio. Vabbè, allora non te faccio vedere così. Questa è la parte superiore. Vediamo un po' quanto gli ho dato prima qua. Ah, non mi si è tolto. Essere 4. Ok. Unisci superiore. Un po' sotto così, la stessa altezza. Andiamo lì. 1. Aggiungiamo. Siamo un po' di più, eh. Adesso bisogna dargli una lavorata, insomma, perché la ghianda qui sotto di solito non è così stondata, diciamo è un po' piatta così, no? Quindi dobbiamo cercare di fare un lavoretto anche qua, una cosa del genere, cioè trasciniamo giù il materiale perché con la manina si trascina, quindi nel caso mio che ho la tavoletta alzo la pennetta,
ma appoggio e trascino giù, alzo, appoggio e trascino, vedi? In modo che viene un po' tipo guscio, e qui mando dentro. Già, ha un po' più l'aspetto. Qui facciamo uguale. Vattene giù, vai giù. Così. Ok. E qui portiamo sempre dentro. Va bene. Adesso. Faccio vedere, vedi, già abbiamo la misura, unisci superiore, vedi? In pratica si vede poco, se io lo lasciavo a palo si vedeva ancora di più, quindi ok, allisciamo ancora, portiamo questa volta al contrario, facciamo così. Esagerato, e qui portiamo in su così, in modo che togliamo materiale da qui, gli diamo la classica pendenza della ghianda, no? Lasciamo bene al bordo, muoviamoci un po' per vedere. Fuori, già comincia a prendere aspetto su, dai. Allora, questa la buttiamo fuori anche un po', questa perché è un po' più grande la ghianda in quel punto. Oggi sto senza voce, mal di gola. Lasciamo tutto intorno, così. Portiamo fuori un po' il bordo qua. Così. Ok. E qui diamo una schiamata. Sopra, esagerato, così. Io direi che ci possiamo stare, dai. Adatto, dopo tagliamo tutto, ok. E adesso facciamo le righettine qua sopra. Partiamo con questa e tagliuzziamo così. Tagliuzziamo così. E poi, veramente, da questa parte. Devi essere proprio preciso, insomma. Così.
adesso con piccoli movimenti circolari sopra, piano piano, rimanendo sul punto, giusto così, appena appena, ammorbidire il tutto, così. Adesso gli diamo questo un po' di strigliature qua sotto, sempre con la manina da qui in dentro, così. Scialina generica e passiamo di qua. Che dici Viper? Va bene, no? Oh, facciamo i taglietti qua sotto che ci mancano. Troppo simmetrici. Dura. Abbiamo fatto anche questo pezzo. Può passare? Ma sì, dai. Questo però non vedo troppo liscio. Che ci ha attaccato qui? Qualcosa tu ci hanno attaccato. Boh. Vabbè, poi ci penserai te. Rifacciamo questo. Ok, dunque questo era l'altezza 0.3 mi pare, punto alto, e lo facciamo, proviamo a 3. Lento sto computer.
signori, facciamo una drittata anche qui, vai, facciamo una specie di una sorta di bordino caruccio, così almeno ti diversifichi un po'. Mazzo, perché? Vabbè, abbiate pazienza un attimo, stoppo il video, senza che poi faccio subito pure. Ops, dimenticato di attivare il video. 0.5. Mettiamo. Ok, in pratica vabbè, ho rifatto. Però mi lascio troppi sbeccucci un attimo, Allora, quindi facciamo, vediamo sta misura quant'è. Questa è 4,3, quindi dividiamo così e dividiamo, proviamo a dargli 4 e qui piatto, un inciso superiore, troppo, quindi dividiamo 3,7. ok, va bene. Andiamo un po' come è venuto. Ah, che stupido. Vabbè, dovevo fare lo zero resto, vabbè, rifaccio, Allora. Questo possibile, non ho fatto un bordo intero io, no? Vabbè, faccio così, faccio prima. Allora, è sempre meglio fare il bordo di tutto il rilievo, in modo che così uno può fare zero resto. Allora, questo qua lo ricopiamo un'altra volta, copia, tanto ce l'abbiamo qua. Dove sta? Questo, sì, questo qua. E ci posizioniamo qui, mettiamo un nodo qui. Allora, inserisci un nodo e anche da quest'altra parte. Inserisci un nodo, perfetto. Adesso, sempre il tasto destro, andiamo a tagliare il vettore, anche di qua. Taglia vettore, ok. Questo sotto lo eliminiamo. E questo, con questo, dobbiamo dare anche quest'altro, che pizza, un attimo, allora vediamo. Dunque, questo l'abbiamo copiato, quindi vediamo un po' se me lo ridà. Dunque, passiamo a un livello, nuovo livello, così stiamo tranquilli, eccolo qua, dovrebbe essere questo qua. Adesso anche qua sotto la stessa cosa, copiamo, tasto destro, copia, e lo muoviamo su un livello nuovo, perfetto. Tagliamo il vettore anche qui, togliamo la parte sotto, scendiamo e uniamo questo bordo benedetto. Questo lo dovevo fare prima, all'inizio proprio. Allora, incolliamo e saliamo, perfetto. Adesso tanto non ci servono manco più i vettori, perché qui non me l'ha saldato. C'è qualcosa
qualcosa, giusto, allora, questo vettore lo spostiamo qui, ok, adesso saldiamo e questo qui andiamo a fare lo stesso lavoro, tac, adesso sta tutto collegato, diamo il doppio clic, facciamo zero resto e se pulisce tutto il bordo, vedi? Tutto bello pulito. Adesso che manca? Dunque, che dire? Andiamo un po' qua al secondo. Continuiamo i taglietti all'interno anche. Chiudiamo questo e facciamo qualche taglizzetto qua. Per proseguire il disegno, ok, adesso qui la foglia avevamo detto che la allungavamo un pochetto per far sembrare una cosa un po' più con la manina, sempre basta che trasciniamo. Spazio là, no? E diciamo qui facciamo il bordino e vediamo come sta, eh? Allora facciamo un offset, chiudiamo offset interno di 1, vediamo un po', troppo, quindi lo facciamo da 0.3. Una, due, doppio clic, zacchete e sottraiamo. Non si vede niente. Ma un po' si vede, però è poco. Quindi vediamo un po' di più, eh. Allora, offset 0.5. Ok. Sottraiamo, vediamo, ecco qua, più caruccio, no? Chiudiamo, ok, adesso lo salvo, stoppo il video, vabbè, no, ti faccio vedere come si fanno anche i... Dunque aumentiamo la, intanto la risoluzione, dunque la giusta risoluzione e la portiamo a 30, a 3000, speriamo che mi fa dopo le mesh un po' di meno, eh. Ecco, 2007, ok, adesso facciamo le mesh, che serve, queste servono perché così almeno lo puoi leggere con quel tuo programma. Memoria insufficiente che la mesh con questa tolleranza e risoluzione. Allora. Il problema è che non mi torna indietro. Allora, aspetta, modello. Risoluzione, rimettiamo 2000, vediamo un po', ok, vediamo se ce la facciamo. Thank you.
abbiamo fatto la triangolazione. Adesso la vado a salvare. Dunque, risorse del computer, no, desktop, nuova cartella, Viper. So che cos'è questa, una cornice, cornice, vediamo, salviamo, ecco fatto, e chiudiamo. Se vuoi aumentare la dimensione, che questa magari è piccola, vediamo quant'è questa, eh? Dunque selezioniamo il vettore e andiamo a vedere quant'è. Allora, modello, imposta dimensione, questa qui è altezza 44 mm, insomma è piccola, quindi la puoi aumentare da qui, che ne so, metti che la puoi fare da una trentina di centimetri, fai 300, ok, e in pratica abbiamo aumentato la grandezza del rilievo. Io direi di farlo un po' più basso. 5, sottrarre, ok, è un po' più fattibile. Vabbè, queste sono manovre che puoi fare anche te tranquillamente. Ecco qua, io direi che può passare. Adesso se vedi la grandezza, la dimensione, vedi, è 300x187 di larghezza. Quindi questa, insomma, vedete, io t'ho mandato rilievo piccolino, poi tu te lo ridimensioni come ti pare. Vabbè, un saluto, mo faccio il montaggio, lo metto su YouTube e lo posto. Ciao!